vendíamos a montagna o calávamos já. E poi rivendiamo a sua volta. I ricotti si salavano e si vendiano. E poi quando si portavano giù, dove si facevano maturare le ricotte? Certo. E in che posti? Adatto, chiamavamo Casalaro, cogliamo già, adatto che gli secondi. I ricotti, ne abbiamo una cosa fatta ai canti ed erano pendute. E mentivamo già asciugavano, avete capito? Sì, sì, sì. E poi si levavano e si vendivano. Non si utilizzava la ricotta fresca? Già non veniva si usava, era lontano, qua cattava. Quindi soltanto la ricotta salata. Qua siamo al puntone della chiesa. Noi qua diciamo è un punto abbastanza alto dove si domina tutto il territorio che veniva occupato dai pastori di Africa. Se guardiamo sulla nostra sinistra, sulla mia sinistra, qua c'è Basilisca, là sotto è Basilisca, là venivano portate le capre, le pecore, ma soprattutto le capre. Una specie di giardino, perché c'era l'acqua che arrivava là, quindi l'acqua come arrivava? C'era una sorgente o la c'era una sorgente? L'Istina. Sì, l'Istina. L'Istina. Sì. Lenzi e c'erano ficari, vuol dire che qua si faceva, si coltivava anche l'orto. Allora scendiamo il torrente, là si chiama Criti e là mio nonno aveva lo stazzo e là è successa una cosa strana, mia nonna si è spiritata. Che cosa è successo? Che avevano ammazzato uno in una roccia proprio nella fiumara. Mia nonna è passata da là, non so che cosa è successo, dice che poi è andata al paese e parlava come quello, con un bastone, come se fosse un maschio. Poi è passato questo. Una volta che avevamo Atimogna, cioè il covone di Covone del Grano, vicino all'Aia, e ero rimasto là a guardia perché venivano le capre altrimenti a mangiarle e mi sono addormentato là. La notte mi sono svegliato, mio padre pensava che fossi andato al paese, io al paese non andavo senza dire niente a nessuno, mi spaventavo, però quando mi sono svegliato mi sono messo una cosa davanti e sono arrivato più sopra dove c'erano le capre, dove c'era lo stazzo. Queste carcasse, e quindi poi il ciclo della materia, diciamo così, va avanti. Quindi la presenza dei pastori e delle loro attività risulta fondamentale in modo indiretto questa volta anche per queste specie qua. Apro una parentesi: circa un chilometro più a monte di noi, dietro questa pineta, il Parco Nazionale Aspromonte ha realizzato un carnaio che è un punto di alimentazione artificiale che verrà attivato a breve, speriamo, per favorire la presenza di questi animali qua, di questi necrofagi, quindi grifone e capovaccaio. Più o meno, vedi, era bassa davanti, al centro era un pochettino più alta e poi c'era dall'altra parte, questa è abbastanza profonda. Di solito erano a due spalle, da una parte e dall'altra, c'erano
due spioventi. Voi stavate... perché stavate durante l'estate su delle piccole capanne e non c'erano delle case più grandi? No. Perché? Dei casette, dicevo. Vivo tipo all'aria, senza cose, senza niente. Ah, senza niente? Allora, niente. Ma solo Mario Barlacca, te, alla fiamma. Tettiamo pure... A Palata. Quando non dormivamo a Palata, quando eravamo quattracci. Quando eravamo quattracci? Ma quando mi ricordessi? Dopo dell'alluvione, noccio. Cari bella, avete capito? Un zicca non dormiva. Grazie. Tu non dormiste mai a Palata? Ma non mi piace poter venire, che era già. Guilhem Domingo Ribas lavora al progetto per il suo dottorato di ricerca ed è un progetto dell'Università di Newcastle. Il progetto si chiama PLUS e lo scopo del progetto è quello di comprendere qual è la relazione tra attività pastorale e ambiente in diverse aree di studio, una delle quali è proprio l'Aspromonte e in particolare Africo e Casalnuovo, dove lavoriamo nell'ultimo secolo, gli ultimi due secoli di occupazione umana prima dell'abbandono. Sono Bruno Palamara, sono nato a Casalnuovo d'Africa il 7-11 novembre 1950. Sono uno degli ultimi nati proprio a Casalnuovo d'Africa.